Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Ilary Blasi sembra aver nascosto una storia con un ex allievo della scuola di amici. Ecco di chi si tratta. Appunto, dopo la dichiarazione di Francesco Totti sul tradimento di Ilary Blasi, sono in molti coloro che cercano di capire chi sia questo famigerato uomo, diversissimo da lui, con il quale la conduttrice avrebbe tradito il suo ex marito. Quando la Blasi comunicò la separazione da Totti, i maggiori siti di gossip avevano fatto uscire l'indiscrezione che la donna avesse tradito il calciatore con un giovane haitante uomo il cui nome non è mai stato rivelato. Ilary Blasi e il flirt con l'ex allievo di amici. Soltanto in seguito, con l'evolversi delle voci di corridoio, sono spuntati alcuni nomi il cui più accreditato è quello del personal trainer Cristiano Iovino, che però ha preferito non parlare di questo argomento. Tra gli altri nomi fatti, c'era anche quello di Luca Martinelli, che per ora però sembra essere estraneo ai fatti, e quello di un ex allievo della scuola di amici, Alessio Lapadula, che pare avrebbe avuto un flirt con la conduttrice mentre è andato in onda il programma Star in the Star. Tra i due ci sono 15 anni di differenza e Alessio è molto seguito su social, e tra le sue ex fiamme c'è la ballerina Elena Damario, con il quale è stato fidanzato per qualche tempo dopo averla conosciuta all'interno della scuola di amici. Il rapporto tra il giovane danzatore e la Blasi è stato confermato nei giorni scorsi da Fabrizio Corona nelle sue storie di Instagram, che ha confermato che la presentatrice avrebbe nascosto il flirt avuto con lui. Il messaggio rivolto a Fabrizio Corona appunto dopo le parole dell'ex paparazzo, è stato lo stesso ballerino a voler dire la sua, mandando un messaggio ben preciso a Corona. Ma perché a 50 anni fai ancora queste cose? Perché non vai a lavorare come la gente umile? Tipo me e tanta altra gente. Perché tanto il tuo momento apa è finito, è finito. Non c'è più, rassegnati, trovati un lavoro e non rompere il cazzo alla gente con le tue cose da bimbi minchia. Corona non ha potuto rispondere alle parole del ballerino dato che il suo profilo Instagram è stato disattivato da parte del social stesso, forse reduce da alcune segnalazioni. Dal video però Alessio non ha né confermato né smentito il suo coinvolgimento con la conduttrice, ma già quando erano cominciate a circolare alcune voci Alessio aveva messo una storia, senza essere molto esplicito, che faceva intendere che era estraneo alle voci che stavano circolando. Staremo a vedere se Fabrizio Corona confermerà ancora una volta questa versione o se qualche altra fonte ci darà ulteriori conferme su questo presunto flirt tra Ilary Blasi e l'ex allievo di amici. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.